Energica e visionaria è la forza motrice della Barcellona Bridal Fashion Week. Sto parlando di Esther Maria Laruccia, la direttrice di questo evento, di questa grandissima organizzazione nel mondo della moda sposa. Esther, ciao. Grazie mille per questa presentazione, mi fai commuovere. È super sincera, grazie, ci conta. Grazie. Allora, siamo all'ultimo giorno di sfilate, il secondo inoltrato di fiera B2B. Sì. Un primo bilancio, come sta andando l'energia che respiri? Noi siamo molto soddisfatti, stiamo vivendo veramente un'edizione che è un rinizio, un ricominciare con allegria, un ricominciare con entusiasmo, e soprattutto quello che stiamo vedendo dopo una prima giornata di trade show, che anche l'attività commerciale si sta muovendo, no? Perché abbiamo bisogno di immagine, di comunicazione, abbiamo bisogno delle sfilate. Ma soprattutto il nostro obiettivo in questa edizione era riattivare l'industria, e questo possiamo fare solo attraverso l'incontro fra i marchi e i buyers, e questo sta avvenendo, per cui questo ci dà molta allegria. È un gran segnale di ripartenza assolutamente, del settore. Assolutamente. Ma c'è qualche numero che ci puoi già dare su questa edizione? Ma i numeri li abbiamo, i numeri che abbiamo in questo momento sono: abbiamo la presenza di 320 marchi procedenti da tutto il mondo, il 75% di questi marchi è internazionale, ti direi anche un po' di più, però ci piace essere prudenti con i numeri. Abbiamo 34 designer nelle sfilate e abbiamo moltissimi visitatori che stanno entrando, e insomma abbiamo un numero simile all'edizione 2019. Adesso stiamo controllando tutte le statistiche, però non abbiamo ancora la chiusura completa dei numeri. Insomma, basta guardarsi intorno per vedere il movimento, l'attività, le diverse nazionalità che sono presenti. È veramente un evento internazionale. Che tornano ad incontrarsi finalmente. Sì, sì. Senti, tu hai detto del calendario delle sfilate, in effetti è uno dei vostri fiori all'occhiello. Sì, assolutamente. Sì. Quest'anno hai portato in scena i grandi marchi, compreso Victor & Rolf. Sì. Sì, se ne sarai soddisfatta, immagino. Moltissimo, moltissimo. Io credo che da quando abbiamo cominciato a portare avanti questo progetto, il nostro obiettivo era offrire un posizionamento diverso al mondo delle spose nel mondo della moda. E questa è moda a tutti gli effetti. Per questo già quando abbiamo cominciato questo cammino abbiamo introdotto la parola fashion nel nostro nome. E per cui stiamo dimostrando che così tanto moda, che ci sono dei marchi che partecipano in sfilate a New York, a Parigi, che decidono di presentare la loro collezione qui. Mi dà molta soddisfazione perché in un'intervista hanno chiesto a Victor & Rolf, che è parte del calendario dell'Haute Couture parigina, il perché fosse venuto a Barcellona a presentare per la prima volta la sua collezione Mariage. Lui ha detto: perché nel mondo delle spose Barcellona è la nostra Parigi. Fantastico. Per cui sì, sì, sì. Vuol dire che diventa caput mundi. Sì, sì, sì. Poi anche nel trade abbiamo marchi come Zuhair Murat, abbiamo marchi come Tony Ware, come Jenny Packham, per cui sono marchi riconosciuti che vengono qui per fare business, vengono nel trade show, vengono a vendere le loro meravigliose collezioni, per cui anche questo ci dà enorme soddisfazione. Certo, ciò significa che questo è il posto giusto per fare ciò. Sì. E ci sono anche tanti italiani. E di questo ne sono felicissima, finalmente, finalmente. Ricordo quando ho mosso i primi passi in Italia nel mondo dell'industria delle spose, e devo confessarti che c'era una certa reticenza per venire a Barcellona, però adesso sono felice perché mi mancavano i marchi italiani qui, la loro presenza è così importante, perché anche l'Italia è sinonimo di qualità, sinonimo di disegno in tutto il mondo, per cui diciamo che questo evento non poteva essere completo fino a che tutti gli italiani fossero qui, e quest'anno è successo. Senti, ma come hai portato, appunto, qual è la strategia che ti ha mosso per riuscire a portare oggi la Barcellona Bridal Fashion Week a essere ciò che è, quindi l'evento più atteso nel calendario internazionale? È stata una strategia, una visione a 5 anni, quando abbiamo preso nelle mani il progetto. Io faccio un po' di italiano-spagnolo, sì, e viene fuori qualcosa di strano a volte, però. E questa strategia aveva un obiettivo, cioè abbiamo subito visto che il mondo dell'industria delle spose rappresenta una nicchia del mercato, per cui un mercato locale è un mercato minimo. Io faccio sempre l'esempio, no? In Spagna ci saranno 160.000 matrimoni all'anno, in Italia forse sono 200-250.000 all'anno, in media, eh? In Cina ce ne sono 11 milioni, negli Stati Uniti ce ne sono 3 milioni, per cui credo che uno dei nostri segreti è stato nel considerare il mercato al quale ci dirigevamo, il mondo.
il mondo intero, proprio per aprire le porte a tutte le imprese, per fargli arrivare la necessità di aprirsi all'internazionalizzazione, che in mia opinione è uno dei pochi canali per ingrandirsi in questo momento per le imprese. E poi quello che ti dicevo prima, noi siamo fashion, siamo moda, non siamo wedding. Mm-hmm. Niente da togliere al wedding, è sicuramente una parte fondamentale del nostro business, però diciamo che qui il core business è proprio la moda spose, l'evening wear. Per il futuro allora cos'altro? Cos'altro, Esther? Beh, noi ci stiamo aprendo molto di più, siamo un evento che è nato come un evento professionale e ormai con il salto che abbiamo dato al mondo digitale abbiamo la nostra applicazione, vogliamo arrivare alle brides to be di tutto il mondo, perché insomma abbiamo visto poi durante questa emergenza sanitaria che la riattivazione dell'industria nasce proprio dalla sposa, dalla futura sposa, mm-hmm, che deve scegliere il suo vestito, per cui vogliamo che tutte queste collezioni non arrivino solo ai professionali del settore, sennò alle spose di tutto il mondo, come ti dicevo. Benissimo, quindi si passa appunto da un target B2B a un B2C. Esattamente, esattamente. È un grande salto, è una grande sfida, ma ormai ci siamo, abbiamo cominciato questo cammino e vogliamo continuare a percorrerlo. Per esempio la prossima settimana, uh-huh, tutto il nostro calendario di sfilate sarà riprodotto su Weibo Wedding Cina, perché evidentemente quest'anno la presenza dei cinesi è stata assolutamente minima, molto limitata per la situazione che c'è. Per cui abbiamo fatto questo accordo e vogliamo far arrivare tutta la bellezza delle nostre collezioni anche alle brides to be cinesi. Per cui ci sarà una nuova Barcellona Bridal Fashion Week in Cina. Fantastico. Esther, grazie mille, perché io sono sempre contenta di poter parlare con te. E io con te, sei gentilissima. Scherzi. Grazie. Grazie di tutto.